delle truffe che abbiamo subito noi lavoratori! Sono saliti sul cornicione di Palazzo Reale minacciando di gettarsi nel vuoto, hanno bloccato la Galleria Vittoria paralizzando il traffico per ore e hanno occupato anche la sede dell'ANCI di Piazza Carità. Sono i lavoratori del CUB che, come urlano in strada, sono senza stipendio da 2 anni. Momenti di tensione con il triplice intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco sul posto per garantire l'ordine. La protesta è cominciata la mattina con l'occupazione della sede dell'ANCI e le proteste a Piazza Carità. I lavoratori senza stipendio hanno chiesto l'incontro con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il presidente della regione Campania Stefano Caldoro, rei, secondo i lavoratori, di averli lasciati soli. Ascoltiamoli. 5 colleghi nostri suicidati e non sappiamo più che dobbiamo fare, però a lavorare ci mandano questi signori politici e non ce la facciamo più. Dateci la nostra dignità, noi andiamo a lavorare tutti i giorni e vogliamo i nostri diritti. Lavoratori che attualmente non sono pagati, sono in disponibilità e quindi non riescono nemmeno a ricevere l'80% dello stipendio, si sta perpetrando una truffa ai danni dello Stato, in quanto la tassa sui rifiuti è già comprensiva di questi costi a cui devono essere poi inoltrati i lavoratori dei consorzi, invece si sono fatti nuove assunzioni in piena campagna elettorale. Paralizzata anche via Marina con la polizia e i carabinieri chiamati a chiudere la Galleria Vittoria. Diversi disagi per gli automobilisti con la polizia municipale costretta a riaprire piazza del Plebiscito al traffico per smaltire l'ingorgo, ma la città è stata di fatto paralizzata, in tilt anche le linee degli autobus.